sfrattati dalla scuola che avevo scelto per i miei figli. È la denuncia della signora Rosa, la quale chiede chiarezza a nome dei genitori dei piccoli alunni del plesso scolastico di via Gramsci a Nocera Inferiore, oggetto di lavori di ristrutturazione da 2 anni. La signora spiega come ormai siano 2 anni che i piccoli del plesso di Capocasale debbano essere ospitati all'istituto appartenente al terzo comprensivo di via Leonardo da Vinci in zona Santa Chiara e di come siano enormi le difficoltà sia logistiche che anche di carattere pratico, come ad esempio l'utilizzo della palestra o il semplice transito per raggiungere la scuola, essendo ancora mancante anche il bando del servizio comunale Scuolabus. Facendosi portavoce delle mamme del quartiere Capocasale, la signora chiede quindi che venga fatta luce sulla fine dei lavori al plesso, in quanto il prolungato silenzio non è altro che deleterio.